Eccoci qui, ebbene sì, con la rubrica in HD. Ciao a tutti, Strike a Pose. E oggi, come molto spesso accade, ci immergeremo nel trash più abissale. In una rubrica in HD, tra l'altro. Pensate un po'. E quindi, oggi parleremo di 10 libri improbabili e trash che hanno scritto i VIP. Perché molto spesso noi ci chiediamo che cosa stia succedendo all'editoria. Tra l'altro hanno fatto recentemente degli annunci di nuovi libri in uscita e tutte le volte mi sorprendo dicendo o chi è questo, chi è questa, oppure ma perché gli hanno fatto scrivere un libro? Misteri della fede. Tuttavia, sono cose che sono sempre successe nel mondo dell'editoria e quindi io ho raccattato un po' di vecchi libri che io avevo postato sulla mia pagina Facebook, libri che ti fanno vergognare di esistere, quando era ancora attiva, diciamo. Li ho recuperati, mi sono scoppiato a ridere da solo, ho pensato condividiamoli con i miei utenti, con i miei trescini e le grinty bitches. E ho riscoperto delle cose veramente agghiaccianti. Ma non finisce qui. Perché? Perché vi devo svelare che per la pagina Facebook io solitamente mettevo una certa nome di un VIP, italiano o straniero che fosse, meglio se il più probabile possibile, più la dicitura libro book. Li hanno fatti tutti. Qualsiasi VIP vi venga in mente ha fatto un libro. E ora vedremo qualche bellissimo esempio. Il primo libro di cui vi parlo, che vi cito, è Le regole del mio stile, di Lapo Elkan. Ora, Lapo Elkan per molti è un'icona di stile. A me non piace il suo stile, però riconosco che possa piacere. Tuttavia io trovo, non lo so, lo trovo fuori luogo un libro sullo stile di Lapo Elkan. Cioè, non lo so, è come un libro sul, un libro su una guida di una città scritta da Fabrizio Corona. Cioè, magari in quella città c'è andato davvero, però capite che c'è un nesso logico che non comprendo. Boh, lo trovo estremamente trash tutto questo. Ditemi voi cosa ne pensate. Il secondo libro richiama un libro che ho già recensito sul canale, che è Choupette di Karl Lagerfeld. In quel caso noi avevamo una gatta che scriveva le sue memorie, in questo caso abbiamo un cagnolino. Il libro in questione è The Tinkerbell Hilton Diaries di Tinkerbell, ovvero Il cane di Paris Hilton. Sì, non solo Paris Hilton ha scritto un libro sulla sua vita, ma anche il suo cane. E sono i diari segreti del cane di Paris Hilton. Adoro. Tra l'altro, per quanto l'autobiografia di Paris sia uscita in Italia, i Tinkerbell Diaries, che io avrei letto da recensire, perché secondo me sono epici, purtroppo sono rimasti negli Stati Uniti e credo siano anche fuori catalogo. Fatemi sapere se voi l'avete letto. Il terzo è una chicca, Vips di Enrico Papi. Enrico Papi, noto presentatore, nel 98 ha scritto questo libro, di cui vi devo leggere assolutamente un estratto. Questo libro mi era stato consigliato da una ragazza che seguiva la pagina, e che saluto nel caso sia ancora mia follower, e la cheat all'interno di questo libro più bella, che secondo me deve far pensare al fatto che ormai scrivere un libro non valga più granché. Basti vedere gli esempi degli youtuber o di come i ragazzini reagiscono alla pubblicazione di un libro. Cioè, sembra come che pubblicare un libro sia diventato lo step necessario dell'essere famosi. Secondo me Enrico Papi era molto profetico in questo e ha molto da insegnare. Non sono uno scrittore come del resto, non sono un conduttore televisivo, un cantante, un attore, ma ho scritto questo libro lasciandomi trasportare dallo stesso entusiasmo con il quale faccio tutte queste cose. L'ho scritto così come veniva, senza riuscire a stabilire dei criteri. Forse gli scrittori veri si faranno delle belle risate e ci troveranno molte assurdità. Comunque una cosa è certa, ci ho messo tanta volontà. Ora ditemi se queste non sono le parole di qualcuno che fa lo youtuber. Cioè, che fa lo youtuber. L'avranno scritto tutti gli youtuber una roba del genere nei suoi libri. Grazie Enrico, grazie. Hai predetto il cataclisma. Il quarto libro di cui vi parlo è Lezioni intime di Valeria Marini. Si tratta di una autobiografia, diciamo così, che tratta comunque anche certi aspetti torbidi dalla relazione con Cecchigori, eccetera, eccetera. Ma attenzione,
contiene delle pagine sigillate che a quanto ho capito vanno tagliate col taglierino perché sono hot e VM18 e dentro ci sono dei consigli di seduzione, comunque le parti transgre piccanti. Fatto sta che solo questa idea a me ha subito fatto esplodere di trash, così come mi ha fatto esplodere di trash la sobrissima copertina, che vabbè, ma Valeriona è una diva, una queen, quindi io adoro. Al quinto posto, Sara Tommasi ha anticipato, sì, Sara Tommasi ha scritto un libro, ha anticipato il disagio dei drama su YouTube, facendo il titolo clickbait per eccellenza, con "Ora basta, parlo io". Ora ditemi se non sembra il video di quei canali, non so se avete presente quei canali piccolissimi che fanno tutti questi video uguali. Ora basta, parlo io. Ora, adesso, hai rotto le palle. No, ecco, sembra così. Ed è il memoir di Sara Tommasi. I racconti sui retroscena della sua vita. Però ora basta, parlo io, con tre punti esclamativi. Mi spezza un sacco. Tra l'altro, questo libro è introvabile. Io l'ho cercato e non l'ho trovato. Vabbè. Un altro libro abbastanza inquietante sotto certi aspetti, anche se, cioè, più che altro è inquietante l'operazione, ma come ti viene in mente? È Rebels, City of Indria. Si tratta di un romanzo sci-fi, uno young adult di fantascienza, ad opera di niente proprio di meno che le sorelle Kardashian. Sì. Sì. E a proposito di Kardashian, come non dimenticare, come dimenticare il libro Selfish di Kim Kardashian, la raccolta dei suoi selfie, dove i selfie più hot, che tra l'altro possiamo vedere tranquillamente gratuiti su Instagram, vengono associati a frasi molto elevate come "i selfie in bikini sono i miei favoriti", ma io trovo comunque un certo genio in questa operazione, perché lascia comunque intendere un certo tipo di approccio alla nuova arte, come se Kim fosse una Venere Botticelli e i suoi selfie siano dei nuovi Botticelli, in sostanza, o dei nuovi Caravaggio, per dire. Fa riflettere molto sulla comunicazione di oggi. Questo libro è stato perculato, ma secondo me c'è una certa satira sociale non indifferente. Quindi brava Kim. Poi, come dimenticare, tra l'altro ce l'avevo, è là in fondo, non ve lo piglio. È proprio là disperso. Il romanzo di Morrissey. Io adoro Morrissey. Morrissey è uno dei miei cantanti preferiti. Gli Smiths sono uno dei miei gruppi preferiti. Tuttavia, non mi stancherò mai di citare List of the Lost come uno dei peggiori strafalcioni della storia, della letteratura, delle celebrities. Si tratta di un romanzo che trabocca di ego, scritto malissimo, con le peggiori scene hard di sempre. Tra l'altro, l'autore ha vinto il Bad Sex Award, che è l'award per la peggior scena transgrina nei romanzi. È proprio trabocca di ego quel libro, subito dopo che Morrissey ha spinto la Penguin a inserire la sua biografia nella collana dei classici. Vabbè, però List of the Lost è nettamente pe peggio. È una scrittura proprio pretenziosa di quelle che neanche Dreams Are Bullets di Matteo Fumagalli. Al decimo posto, Karma Cookbook di Boy George. Ora, Boy George, divino, magari cucina anche benissimo, ma è impossibile non trattenere un what the fuck di fronte a un suo libro di cucina. Cioè, è come andare a comprare, ma chi lo compra? Cioè, è come andare a comprare il ricettario di Albano o di Ricchi di Amici. Perché? Io non lo so, come gli è venuto in mente? È al decimo posto, come dimenticare un grande classico, Il labirinto femminile di Alfonso Luigi Marra, che, a quanto si diceva nel fantastico book trailer con Manuela Arcuri, trattava di uno scambio epistolare romantico che in realtà diventava un libro di denuncia per parlare dello strategismo di coppia, c'entravano le banche, per non parlare degli infiniti trailer con i VIP, con Mora, con la Tommasi, ma è una grande incognita. Oltretutto, voi avete mai visto un'edicola come da book trailer vendesse questo libro? A me, dalle mie parti, no, non credo. Fatemi sapere se voi l'avete visto, letto o addirittura comprato. A me ha sempre suscitato
grande angoscia, e il book trailer però lo rende immediatamente un capolavoro del genere. Niente, fatemi sapere se conoscete altri VIP che hanno scritto dei romanzi trash di cui non ho mai parlato, che anche vintage, ad esempio il famoso libro che citava Tommaso Labranca di Sophia Loren, che spiegava come lavarsi i piedi come lei. Spero che abbiate gradito questo viaggio nel trash. Io vi auguro una buona giornata, vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!